Cari guardisti, eccoci con la luce accesa. Come potete vedere, flessibile. Abbiamo aperto delle asole all'interno del portapacchi e abbiamo così potuto far passare i tiranti del portapacchi stesso. Due asole posteriori, una e una due. Due asole centrali, una e una due. Prima maniglietta a destra, seconda maniglietta a sinistra, terza e quarta maniglietta anteriori a copertura della sella. Abbiamo notato che in questo modello, in assemblaggio, la gomma piuma era stata posizionata sul filtro anziché proprio all'inizio dell'aspirazione. Questa gomma piuma serve a non far vibrare il filtro dell'aria e a cercare di schermarlo da eventuale acqua presente, e questa gomma piuma deve essere posizionata in alto, non in basso. Attenzione, controllate anche nel vostro sportsman dove ve l'abbiano posizionata, il più in alto possibile. Questi sono gli innesti per la sella. La sella in questo modo nel bolotto coping va prima indietro e poi cazza in avanti sulle baionette, quindi potete togliere la sella senza dover togliere il bolotto. Signori, piccolo spettacolino. E finalmente con queste piccole modifiche della squadra corseguardisti.it potete veramente riavere il vostro sportsman come era lo sportsman un tempo e upgradare un mezzo fantastico per potervi divertire e apprezzare al meglio le doti dello sportsman 500, quello che una volta era l'indiscusso re del fuoristrada. Ma che spettacolini. Signori, un saluto e a dopo magari con la sella montata. Signori, è vuoto, eh? È un semirigido vuoto, una volta riempito sto bolotto è uno spettacolo. Un saluto del Fero e dallo Sportsman 500 HO Forest 2010 o 2011, 2011. Un saluto.